esempio, che porta gli occhiali, le tute, le mascherine FFP2, FFP3, i gambali, gli scudi, che serviranno a far lavorare bene i nostri medici, ma conterranno anche i dispositivi di protezione individuale che faranno lavorare i medici di famiglia, che purtroppo sono ancora fermi, stanno lavorando per telefono, e questo lavoro telefonico oggi e da oggi potrà cominciare a diventare un lavoro presso le case dei pugliesi. Ecco, l'aereo lo vedete, e naturalmente per noi è molto importante che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta possano avere finalmente i dispositivi di protezione individuale. La Puglia è arrivata dove purtroppo per oggettive difficoltà neanche lo Stato era riuscito ad arrivare. Per noi, devo dire, sono state giornate di trepidante attesa. Abbiamo pregato, abbiamo ringraziato e soprattutto abbiamo lavorato, perché fare quest'ordine è stato complesso. Abbiamo avuto l'aiuto degli uffici della ragioneria, che per la prima volta nella storia hanno fatto pagamenti all'estero come se si trattasse di un'azienda. La modernità che la Regione Puglia ha messo in campo nella sua struttura è poi confermata dal fatto che questa roba verrà depositata qui presso gli aeroporti di Puglia, quindi non avremo costi aggiuntivi. Saranno lo stesso personale dell'aeroporto di Bari a stivarla, a scaricarla. Stiamo organizzando il magazzino con tutte le regole per distribuire adeguatamente tutto questo materiale. Senta, la mia domanda, e lei la senta soprattutto, che cosa si prova a vedere un aereo del genere qui per la sanità pugliese? È un successo. Che cosa ha in questo momento lei? Che cosa sta provando? Ma io devo dire che a me sembra tutto irreale. Non abbiamo neanche forse più la forza di commuoversi, stiamo solo lavorando, combattendo, perché in questo momento avere la certezza di mettere in sicurezza i nostri ospedali e migliaia di medici, infermieri e operatori sanitari è una di quelle cose che mi ha fatto più male, e sentire anche da parte di qualcuno che la mancanza dei DPI era una colpa, una responsabilità, quando tutti sanno che purtroppo questo materiale era diventato rarissimo. Quindi la gioia di poter proteggere chi lavora per noi, chi è in prima linea, supera veramente ogni considerazione. Adesso ovviamente dobbiamo veramente all'amicizia del popolo cinese questo risultato, e anche, devo dire, alla capacità che abbiamo avuto di fare questo grande contratto con l'aiuto di tante persone, anche dell'ambasciata italiana a Pechino. Ringrazio l'ambasciata italiana per il supporto che ci ha dato. Insomma, posso dire, questa è veramente una bella cosa, che di fronte anche al più grande problema della storia della Puglia, forse dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo risposto con grande capacità. Noi siamo qui, facciamo il nostro lavoro, siamo una squadra molto ben messa in campo e speriamo che la partita continui in modo positivo, così come la stiamo conducendo. Intanto, come vedete alle nostre spalle sono iniziate le operazioni. Ora è stata posta la prima scaletta sul volo, perché ovviamente tutto servirà per scendere. Ricordiamolo che all'interno di questo cargo ci sono 33.500 mascherine FFP3, come ricordava il Presidente, 33.500 mascherine FFP2, poi ci sono comunque più di 50.000 tonnellate di dispositivi. Ovviamente nel corso della diretta sentiremo altri ospiti che ci spiegheranno proprio a cosa servono, a cosa serve tutto questo materiale, come verrà distribuito. Ora ci sono ovviamente gli operai e tutta la squadra di aeroporti di Puglia al servizio di questa attività importante. Ricordiamolo, tutto questo è stato possibile soltanto grazie
ad un rapporto che il presidente dei rapporti internazionali, ad un rapporto che il presidente ha con la Cina. Presidente, ricordiamo, al di là di questa importante e fondamentale operazione, che come giustamente ha detto lei non è la prima e non sarà neanche l'ultima, perché ce ne saranno nel corso del tempo, ci sono state anche altre importanti operazioni umanitarie che derivano dal fatto poi che la Puglia è sorella ad esempio dell'Albania, tanti medici albanesi che hanno accettato non soltanto di venire in Puglia ma anche di venire in Italia, e questo è importante, è stato anche una cosa importante per il popolo italiano e per il popolo pugliese. Tutti sanno che la Puglia è terra di accoglienza, i rapporti tra l'Albania e la Cina sono storici, sono molto positivi e c'è una catena di fratellanza che ci ha legato. Noi accogliamo tutti, il mare per noi è una terra di unione, e devo dire che la Repubblica Popolare Cinese e il governatore del Guangdong hanno saputo interpretare positivamente. Ovviamente, ribadisco, questa è roba che abbiamo pagato, non ce l'abbiamo regalata, però in questo momento anche solo aiutarti a comprare è un gesto di grande amicizia, quindi da questo punto di vista io penso di poter dire che in questo momento si stanno consolidando rapporti ancora migliori con la Repubblica Popolare Cinese, con tutti coloro che ci stanno dando una mano, col presidente Edi Rama, lo voglio ricordare, quando è venuto qui l'ultima volta io l'ho accolto su questa pista, le sue parole in cui ha detto che lui si sente italiano non me le dimenticherò mai, perché noi sappiamo che gran parte di quel sentimento del popolo albanese di sentirsi anche italiano deriva dall'accoglienza che Bari dette tanti anni fa alla nave Vlora. Quindi fare del bene, costruire l'amicizia serve nel momento del bisogno. Chi pensa di costruire il proprio successo sull'egoismo e sulla divisione sbaglia tutto. Domanda prima poi di congedarla e poi la rivediamo nel corso di questa diretta. Quante volte al giorno in questi giorni sta squillando il suo cellulare? Beh, tantissime, perché tutti i pugliesi hanno il mio numero di telefono, il famoso 335-8402-227. Ovviamente non riesco a rispondere sempre perché siamo continuamente in videoconferenza col governo, con gli assessori, con le strutture, però questo rapporto stretto con i pugliesi è stato fondamentale, perché ci sono state serate in cui veniva solo da piangere anche a me, e invece tante sono state le telefonate dei cittadini che mi hanno detto: presidente, vai avanti. Anzi, molto spesso era Michele e quando chiamavano i baresi era proprio Emiliano: da forza che ce la faremo, ed erano loro a incoraggiare me, e io non dimenticherò mai l'incoraggiamento che mi hanno dato. Grazie mille, allora. Presidente, io la congedo. Intanto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intanto che continuano le operazioni. Presidente, il direttore Vito Montanaro ha detto una cosa importante, che forse farà male a tanti pugliesi, però lui ha detto: dobbiamo anche pensare che poi cambierà un po' il nostro stile di vita e quindi non torneremo subito ad abbracciarci. Per noi è difficile, però in realtà entrerà nella nostra vita, nella nostra quotidianità questa cosa, almeno all'inizio. E per lei sarà anche difficile. Sì, perché in effetti mi prendevano sempre in giro dicendo che io abbracciavo e baciavo tutti, e in effetti qualche giorno fa, il giorno della Domenica delle Palme, è stato più forte di me, perché mi mancava moltissimo quel rapporto stretto con le persone, soprattutto con i cittadini, perché è evidente che i cittadini sono da un lato coloro che si accorgono di come vanno le cose, sono quelli che sanno farti le critiche, te le fanno al momento giusto, non sono come alle volte i politici che ti fanno le critiche a prescindere, ti colpiscono quando ti devono colpire, ti rimproverano quando ti devono rimproverare e sono capaci di incoraggiarti quando ti devono incoraggiare. È chiaro che per un carattere come il mio stare dietro una televisione in videoconferenza è durissimo, però so che questa è una condotta giusta, corretta. So che non devo abusare solo perché sono il presidente della regione. Io non sono uscito di casa per giorni e giorni per soffrire assieme agli altri questa stessa condizione, e anche per lavorare meglio, perché diciamo la verità, non c'era bisogno di uscire. Se ci fosse stato bisogno sarei uscito, non c'era bisogno di farlo. Chi dà degli ordini, chi prende delle responsabilità, non è che deve poi andare per strada a fare le multe, insomma, è un altro lavoro. E noi, ecco, sotto questo aspetto volevo dirvi però questo, che è vero che siamo a distanza, ma l'amicizia è il segreto di tutto. Questa è la lettera
che non so se riuscite a leggerla, è scritta in cinese, ma è una lettera straordinariamente commovente in cui il governatore dello stato del Guangdong, della Repubblica Popolare Cinese, la volete vedere ancora? Ecco qua, scriveva che in Cina c'è un proverbio molto simile al nostro: gli amici si vedono nel momento del bisogno. E in effetti io penso questo, che se l'Europa, l'Italia, se le regioni italiane impareranno da questa vicenda ad avere maggiore collaborazione, a non discriminare nessuno, ad aiutare tutti, a tenere i porti e le porte aperte, ecco, io penso che noi al momento del bisogno troveremo sempre qualcuno che ci aiuta. All'inizio di questa storia la gente non andava nei ristoranti cinesi perché temeva di essere contagiata, e invece alla fine possiamo dire che è stato proprio il popolo cinese, perché questa lettera è intestata come il popolo della Repubblica Popolare Cinese. Ecco, sono stati proprio i cinesi a darci questa occasione. Certo, tenete conto che ci hanno regalato 200 sterilizzatori, ci hanno regalato 200.000 mascherine. Abbiamo fatto un grosso investimento e noi ci auguriamo in futuro di dar vita ad un distretto, diciamo così, della prevenzione delle epidemie molto importante. Voglio ricordare che l'aeroporto di Foggia, la cui pista stiamo allungando, tra breve diventerà il perno della protezione civile del sud-est Europa. Sarà quel luogo dove ci saranno i magazzini proprio di questo materiale strategico, perché noi ovviamente da questa volta non ci faremo fregare più, noi costituiremo delle riserve strategiche della regione Puglia in caso di qualunque tipo di bisogno, e cominceremo a lavorare, spero, con l'Albania, con i Balcani, con le altre regioni italiane, per fare, ecco, della protezione civile una quotidianità. La protezione civile pugliese, quella italiana, sta dando una prova straordinaria. Sono in grado di andare casa a casa a consegnare gli alimenti, i medicinali, ma sono anche coloro che, grazie alla loro competenza, hanno costruito assieme alla Regione Puglia questa grande operazione di aiuti umanitari. Arriveranno altri aerei con altre tonnellate e tonnellate di aiuti, costituiremo lo stock. Una volta costituito lo stock, ecco, noi potremo ricominciare a vivere con maggiore serenità e con maggiore tranquillità tutta questa vicenda. Questo aereo, voi forse non riuscite a vederlo, è intitolato a Nelson Mandela, un uomo che per i principi di libertà e di democrazia è stato in galera quasi tutta la vita, ha combattuto per la libertà del suo popolo, per l'indipendenza del suo popolo, ci è riuscito ed è un simbolo internazionale di libertà e di giustizia. Quindi questo aereo arriva non solo con l'egida della Repubblica Popolare Cinese, ma anche di Nelson Mandela. Un caso, perché chiaramente non l'abbiamo prenotato così il volo, però questo caso ci commuove e ci fa essere parte di una grande umanità che tutta insieme, senza limiti, senza confini, senza discriminazioni di nessun genere, potrà dare seguito alla civiltà umana sulla Terra. Grazie Presidente, grazie. Ovviamente noi ci aspettiamo che poi lei concluda questa diretta, e intanto le operazioni, ricordiamolo, continuano. Ora siamo in compagnia del prefetto, i dispositivi che serviranno e servono per la sanità pugliese. Siamo ancora in compagnia del Presidente Emiliano. Presidente, le operazioni continuano. Lei, non mi posso avvicinare molto, però dai suoi occhi vedo l'emozione. È una giornata importante, come ce ne saranno tante altre. Io però le chiedo anche questa curiosità. Prima di trovare un'alternativa, perché questa è un'alternativa, il dottor Vito Montanaro ha detto, il Presidente è stato in grado subito di trovare un'alternativa, di pensarlo all'alternativa. Quante notti non ha dormito? Beh, tenga conto che mi sono preso un sacco di insulti, perché i nostri ragazzi erano senza DPI, tutti hanno cercato in qualche modo di darci la responsabilità della mancanza di questi DP, quando in realtà è un problema mondiale, è un problema che riguarda tutto il paese. E quindi è chiaro che sentivo queste critiche violentissime. Ripeto, c'è qualcuno medici che mi hanno dato il criminale perché non riuscivo a trovare
le mascherine, quando in realtà tutto il sistema era stato accentrato dalla Protezione Civile a Roma e quindi in teoria questa attività non doveva essere neanche realizzata. Quando poi mi sono reso conto che purtroppo, perché non siamo invincibili, ci sono delle cose in cui alle volte si può anche non riuscire e devi riprovare in un'altra maniera, cambiando la tecnica o la tattica. Quindi quando ci siamo messi a lavorare, devo dire con l'aiuto di amici, uno di questi che voglio nominare si chiama Alfredo Esposito, che senza nessun interesse particolare mi ha dato una mano per cercare i riferimenti, la merce, darmi soprattutto la certezza, perché come ho detto bisognava pagare anticipatamente questa roba, quindi la pubblica amministrazione italiana non funziona così. Quindi grazie alle garanzie che abbiamo avuto, alle relazioni, siamo riusciti, scherzando ho detto che mi sono messo a fare il contrabbandiere. Io i contrabbandieri onestamente li avevo sempre arrestati, non li avevo mai imitati, eppure evidentemente ho imparato anche a far questo, ma il successo vero, ripeto, è della squadra, perché fare un'operazione del genere facendo arrivare l'aereo a Bari da Pechino non era una cosa semplice e io ovviamente ho solo dato l'input generale, ma poi tutto quello che c'è dietro, tutto questo lavoro enorme è stato fatto dalla Regione Puglia, dalla Protezione Civile e da tutti quelli che si sono impegnati per darci una mano. Quindi voglio dedicare questa emozione che hai visto nei miei occhi a loro, a tutti i miei collaboratori, che sono una squadra davvero straordinaria. Qualcuno può pensare che non era necessario stare qui sulla pista a mostrare l'arrivo, però evidentemente non ha vissuto la tensione di chi è dovuto andare avanti per 2 mesi raccattando mascherine a destra e a sinistra e utilizzando le scorte che avevamo quando nessuno poteva pensare a questa epidemia. E quindi era necessario anche incoraggiare tutti i nostri operatori, che devono sapere che finalmente quanto gli spetta è arrivato e che sarà presto distribuito. Grazie a tutti, grazie a tutti. Arrivederci. Noi possiamo chiudere questa...